Bom, se me devis do dentro no tuasto. Questa è la 30ª edizione del Gran Premio Città di Vittorio Veneto. La categoria esordienti maschile e femminile, ore 10 classifiche della categoria esordienti maschile, partendo con 207 punti Nicolas Caruzzi, in terza posizione campione italiana con 107 punti. Ultimo giorno di scuola, così come avviene per i professionisti al giorno di te. Sarà sicuramente spettacolare. Noi intanto ci prepariamo per il via. Ciclocross Renato Longo. Benvenuto. Edizione del Gran Premio Città di Vittorio Veneto. Sina! Subito la maglia tricolore nella prima posizione Nicola Buratti. Sina! La sua scia una decina di metri vantaggio intanto per il tricolore. C'è Bidotto, il corridore che si sta per portare sulla scia di Buratti, quindi Uez che viaggia in terza posizione, in difficoltà dal lago. Saremo al passaggio, quindi potremo andare a ricapitolare la Silva Peonelli. Buon lavoro ai membri della giuria, buon lavoro naturalmente a Giuseppe Fioretta e al suo staff, come sempre perfetto, di segreteria. È simulato intanto anche Buratti e lo vedo ancora a terra. Attenzione! Raccontaci pure Rondano questo momento importante della gara. Il tratto più difficile deve essere ancora superato, quindi saranno sicuramente condizioni che cambiano, mentre abbiamo fatto più di sola la selezione delle primissime posizioni. Dai Simone! Muovi freni, muovi freni! Dai Marina, brava, dai! Ma bravissima, tranquilla, così è, vai! Sia così, Beatrice! Sfida quindi che sembra proprio tra Giotto e Uez, comando della corsa e gli ospiti, stiamo attendendo sempre il passaggio delle donne. Arriva Danina, testa della corsa, donne esordienti sono assieme la portacolori del Fossone e della Sportivi del Ponte. Portodonne, Guadagnina, Paolo, la vice campionessa italiana esordiente, primo anno, transita con un ritardo di 11 secondi, poi Critelli, poi Girardi, queste sono le prime sprint. Con i tamburati, vediamo chi ha voglia da curva, potendo fermarsi in parte. Era divinato, aveva il divinato, per il di primo. Quando si parla la gara, la maschina degli esordienti, attesa si capire, sono sempre intorno ai 15-20 secondi, campione italiano, Nicolò Buratti. Era partito grandissimo sponsor, lo stop che sarebbe stato dato più onda. Primo e
corso a venire 3 secondi da capo di coppia. Il mio Carlani che siete primo anno tramitato a 40 secondi con Marco Bentorella. Questa posizione di Cattano, settima con Luca Pellinterra, nona posizione fatta del capo storia, decima posizione Marco Bucano. Per quanto riguarda questa la condizione non è sorgente di tanta testa con Beatrice Sottoponte e Marina Quattina a 11 secondi la vice campionessa italiana. Secondo del Mastercross 9 gennaio 2001. Testo della corsa esordiente. Discesa tra poco per lui sarà passaggio. Ricordiamo al passaggio della testa della corsa inizierà il suono della campana, quindi a questo momento è tanta attenzione. Si sta avvicinando la maglia dello Sportivi del Ponte, la maglia di Fabio Vidotto. Grande Fabio! Ora viene citato anche da Mirko Barattini. 14-2015 del Trofeo Triveneto, signore e signori, Fabio Vidotto! Signore e signori, Emanuele Uez, secondo posto per lui. Bravo, bravo. Nicolò Buratti. Terzo Nicolò Buratti. Oggi non ci sarà la vestizione delle maglie, naturalmente, dato che il tutto avverrà più tardi al Palazzetto dello Sport di Vittorio Veneto, ma... Oh, bravissimi! Bravissimi Marco Vettorella e Igor Gallai, sono arrivati festeggiando, alzando bravi la bici. A giorni c'è fortuna, a giorni meno. E arriva impennando la bici, concludendo così la sua stagione, Michele Cantussi. Sono stagioni che lui non si cade per tutte le tappe. Ci sono stagioni invece in cui un infortunio poi la femminile. Rina Guadagnina, passata di gara numero 133. Attenzione, vediamo ora di capire come sarà la situazione. Fatemi sentire il pubblico con gli applausi, vogliono arrivare assieme. E taglia il traguardo anche Patrizia Critelli, terzo posto. Grazie ragazzi per passare alla cerimonia di premiazione del Guadagnin. Terza Patrizia Critelli, seconda Beatrice Pozzobon, prima Marina Guadagnin. Non sento i vostri applausi sulle mani. E taglia il traguardo vittorioso. Combattiamo piano, ci facciamo la galetta, tanto mai. Tanto guarda, siamo noi due che ci combattiamo il settimo posto. È arrivata noi la rampa di lancio. Per firmare questo è l'esporre all'ordine d'arrivo. Si ritrova in razza anche oggi. Si va, decollo! Prende Mattia Consolaro la testa del gruppo, poi c'è il campione italiano. Partono gli allievi primo anno. Pochi istanti e sarà start anche per le donne allieve. A casa sola naturalmente la campionessa italiana lì in primissima linea. Si va!
Denis Pauletto prende la testa, Azziora, passa Francesca Selva a condurre, ora si allontana. Linea Roldano Brion. 2014-2015, la campionessa regionale veneta, portacolori della Sportivi del Ponte, signori e signori, Marina. Io ancora non ho chiaro la situazione, devo attendere ancora un pochino per vedervi vicino alla postazione d'arrivo. Risale in bici, ora qui di lato, a preferito per il risultato piuttosto lungo, a piedi, tra i tanti, ancora a piedi. Questa è la situazione, tra poco passaggio. Penso dei vettori, in Bellumese, giù la catena, foratura ruota anteriore, che sono capitate di tutti i colori, quindi non ha potuto giocarsi al meglio la lotta per il podio. Attenzione signori, siamo alle battute finali, tratta di discesa per il leader della gara, allievi secondo anno, ci siamo per l'ultimo arrivo della gara, signore e signori, Filippo Zana! Grande Filippo Zana! A parte di Becco, ma secondo oggi Lorenzo De Vettori. Ecco il campione italiano, terzo classificato Alberto Brancati. Samuele Carpene. Grande Samuele. Grande Filippo Fontana. Quinto assoluto, secondo tra gli allievi primo anno. Grazie ragazzi per le emozioni. Arriva Cover che è scivolato. Guarda Cover, quarta posizione. Una grande stagione anche per lui, bravo. Intanto le gentili miss sono attese sul palco, grazie.
Eccola qui, ultimi, ultimi metri per lei. Però da un'altra parte ci sono anche bicampionessa italiana tra le allieve, Sara Casasola. Seconda Matilde Bonzanna. Terzo posto per Linda Fischler. E noi ci portiamo la premiazione. Terzo gradino del podio. Adesso voglio sentire soltanto voi pubblico e i vostri applausi. Terzo Tommaso Dalla Valle, secondo Filippo Fontana, primo Samuele Carpene. Terza Linda Fischnaller, seconda Matilde Bolzan, prima Sara Casasola. Questo è il podio, donne allieve. Rispettivamente 358, 245, 237 punti per gli amatori Giuseppini e Giuseppe Del Grande, rispettivamente 324 punti, 269, 241, primo, secondo e terzo. Io credo poi era verde. Sono... Per cui comunque muore subito perché... Ci siamo? Si va! Partiti! E ora la linea va a Roldano Brion per conoscere le prime novità della testa della corsa della gara amatoriale. Calmo Eddie, che scivolano tutti, vai liscio e non perdi, vai liscio Eddie. Il passaggio alla nostra postazione, gli atleti si testa alla corsa. Allora.
il 4 al comando, anche se Perin ha dato una manciata di secondi rispetto ai 3 che stanno guidando la gara. Piazza, Manzana e Zappas che guida naturalmente la gara attori fascia 2. Dai Carmine! Passa il giro della grande con Mariuzzo, Tandanda. Viaggiano rispettivamente in seconda e in terza posizione per quanto riguarda la gara attorno in fascia 2. Quindi ricapitoliamo la situazione. Amatori in fascia 1. Carmine Del Ricci, Diego Lapa, Diego Rettis, Simone Perena e Davide Piazza dalla prima alla quinta posizione. Amatori in fascia 2 con la mia Zappas, Giuseppe La Grande, Gianfranco Mariuzzo, Sergio Sottile. Già si è arrivato il tappo molto difficile per Riccio, tanto superato anche l'Ava da Perin, quindi la verde per Reno Rettis che viaggia ora il quarto posto con... Passaggio ai box e poi per lui sarà arrivo. Gran finale della gara amatori fascia 1 che ha avuto, lo ribadisco ancora una volta, un leader assolutamente incontrastato quest'oggi. Vuole le foto con la bici pulita. Carmine Del Ricci. Attenzione perché sta arrivando anche il fulmine di Flavio Zappas. Diego Lavardo al secondo, primo amatore in fascia 2 Flavio Zappas. Thank you.
classificato amatori fascia 1, Simone Perini. Classificato amatori fascia 2, Giuseppe Dal Grande. Sì, ma cos'è questo, scusami? Vittoria Latte. C'è Franco Mariuzzo, Salese, Giuseppe Dal Grande, Sacchetti Friuli, Flavio Zoppa sui Motorsport. Ragazzi, facciamo una cosa bella. Sempre più avuto in mente. Guarda la ripresa, guarda come che ti è stato. Perché ti ho messo su dentro? Un po' di saleame. Nicola, io tagliami i cavalli, vado stasera. Cosa voce ne sai? La voce dove andrà? Sia dal Magro a 197 punti. Classifica donne open. Guida Nicoletta Bresciani con 250 punti. Segue Anna Oberparleiter con. Tra le donne open Alessia Bulleri. Ufficialmente partita! E ora si sale, si è in cima! Passaggio che ricevono delle categorie femminili.
quindi Alessia Bulleri, Anna Barbarletta, Giovanna Michieletto, non mi stanco di ripeterlo, straordinaria sempre la bella classe 93 Alessia Bulleri, più volte medagliata nel cross country argento delle Olimpiadi giovanili 2010 di Singapore, in linea con la Ronda Lugana. Hanno provato Alessia De Bellis per quanto riguarda le donne junior. Questi passaggi alla zona traguardo, gara iniziata. Poi sulla sua scia la Nicoletta. Vediamo Smanzano e Rossi praticamente lì assieme al vice segreto. Poi di discesa per Michele Bassani, tra poco passaggio in zona traguardo. Suo Riccardo 32 secondi. Thank you.
L'ultimo giro del trentesimo trofeo. Attenzione, attenzione, ci siamo con Giorgio Rossi che sta ormai per rimettersi sul rettilineo. Eccolo sul rettilineo, Giorgio Rossi. Grande Giorgio Rossi. Attenzione, scivolone capitombolo proprio qui in zona, ce lo stavamo perdendo quasi questo passaggio. Abbiamo tre guardie che sono passata Alessia Del Mar, Chiara Selva, quasi uno sprint perché c'era Paola Maniago lì quasi alla sua ruota. Uzi, intanto passa anche lei subito a questo tratto. Nella regina dell'edizione 2015, Alessia Bulgari. Seconda classificata nella gara donne Open, Anna Dorparlenter. Rebecca Garibaldi. Questa qua è la fidanzata di Rossi.
quanto abbiamo le donne junior. Mentre la vincitrice della gara donne junior stava già esultando, oggi è una grande giornata da festa. Gara emozionante. Allora, con Giorgio Rossi, Edoardo Nichele e Daniel Smarzaro. Facciamo sentire gli applausi pubblico. Alessia Bulleri, Anna Weber-Leiter, Rebecca Garibaldi, il podio Donne Open a Vittorio Veneto. Prima Alessia Dalmagro, seconda Anna Faoro, terza Sofia Regina. Non sento gli applausi! Ripeto, portacolori della Sportivi del Ponte, Alessia Dalmagro. Prima Alessia Dalmagro. Avete allentato la presa, riallacciatela subito. Rampa di lancio prontissima. Un'ora di gara con gli Open. De Coglio! Aspettiamo dopo questa curva in discesa, è molto vicina, per vedere chi cercherà la prima selezione di giornata. Daniele Draidos, Mirko Tabacchi, Enrico Francoi, Nicolo Ferrazzo, Thomas Pacagnella, Nicola Sanparisi, Moreno Pellizzon, Iari Cisotto. Classifica Elite, guida Luca Draidos su Martino Fruet. Vai Braidò, vai Rico, dai Rico, via via via. Vai Moreno. Vai Potta! Mirko Tabacchi, che ho appena citato, vinse nel 2014 la Coppa del Veneto su Nicola. Vinse nel 2014 la Coppa del Veneto su Nicola Cerinati e Enrico Francoi.
Sfende di Sfende Besson, che lui aspetta che è da Urfa. Sfende di Sfende Besson. Con Tommaso Panema, Federico Frasnoi, Martino Fuez, continuano i passaggi di Emilio Renzo. Quindi al comando della corsa un bellunese e due giurisdiani, tutti firmati con le dani maglia di colore, trentino rosa, anima nera, si attacca a Luca Braidon.
Rodano, novità? Per il momento no. Situazione che non cambia e penso che non cambia. Mirko Tabacchi, pochi secondi e il re di Vittorio Veneto sarà ancora lui. Vincitore nel 2014, sarà vincitore nel 2015. Il bellunese di Piede di Cadore. Signori, voglio cominciare a sentirli, i vostri applausi per questo ultimo grande arrivo della stagione 2014-2015, Mirko Tabacchi! Posizione per Enrico Franzoi. Ma signori, è il momento di parlare ancora una volta di gradino più alto del podio per il campione italiano Under 23 Nadir Caldani. L'abbraccio con Daniele Pontoni dal traguardo. Sta del traguardo Thomas Magagnella. Intanto attenzione, l'assistenza medica per favore in zona traguardo, dopo il traguardo assistenza medica, grazie. Allora signori, qui facciamo solamente la cerimonia del podio Open, quindi i primi tre Elite, più tardi poi al Palazzetto dello Sport di Vittorio Veneto premieremo anche gli Under 23. Che avrei detto prima Mirko Tabacchi. Signori, giù la musica, voglio sentire solo il suono dei vostri applausi sulle mani!